A Pesaro fervono i preparativi per il Big Game, il campionato mondiale di pesca sportiva del tonno rosso che si terrà per la seconda volta in Italia dal 18 al 25 settembre. Ad organizzare la 29esima edizione grazie alla Federazione Italiana Pesca Sportiva è il Club Nautico Pesarese, che con la sua esperienza e professionalità è riuscito a superare tutte le difficoltà legate alle restrizioni anticontagio. È un evento importante per la città di Pesaro, ma in realtà per tutta la nostra provincia. Assolutamente sì, io direi anche per l'Italia, perché d'altronde è un appuntamento importantissimo per Pesaro sicuramente, per le Marche anche, perché è difficile già organizzare un campionato italiano, figuriamoci un campionato mondiale. Ed è la prima volta che si svolge in quella città? È la prima volta che si svolge a Pesaro, siamo preparatissimi, poi dopo lo vedrete se sarete i nostri ospiti. 9 sono le nazioni che partecipano a questo evento, che insomma raccoglie un po' sì gran parte dell'Europa, poi addirittura c'è anche il Messico che viene quest'anno. Dunque, promozione del territorio ed importanza dello sport come motore sociale. Le squadre iscritte si affronteranno in una prova ufficiale lunedì 20 settembre per poi gareggiare nei 3 giorni successivi. Programma, la manifestazione parte il 18 settembre e termina esattamente una settimana dopo il 25 settembre. Il 18 arrivano le squadre e il 19 è la giornata di presentazione ufficiale della manifestazione a Pesaro e all'Italia. Dove sarà appunto l'inaugurazione? L'inaugurazione sarà una prima fase in cui si svolgerà in Piazza del Popolo a Pesaro, a cui seguirà un buffet di benvenuto presso la sede del Club Nautico Pesaro. La sfida consiste nell'insidiare il tonno rosso, insidiare tra virgolette perché per fortuna nessun pesce verrà ucciso. Da anni la Federazione Italiana si è fatta portavoce di una campagna no kill, anzi per meglio ogni gara è catch and release, quindi cattura, nel senso che il pesce viene allamato, viene portato sotto la barca, sotto barca viene posata in acqua un'asta di misurazione suddivisa in settori. Ogni settore corrisponde un punteggio tecnico e in base alle riprese che vengono fatte e alle fotografie che vengono scattate, a termine giornata sarà possibile stilare una classifica sulla base appunto del settore che rappresentava poi il peso tecnico del pesce. E poi che vinca il migliore. Sempre che vinca il migliore, ma soprattutto che siano giornate dedicate all'amicizia e alla solidarietà, in epoca molto difficile come questa.